il ministro Di Maio, che ci aveva detto che c'era necessità e urgenza di fare un decreto per rendere più stabile la vita di lavoratori precari, sta già oggi determinando in molte aziende per questi lavoratori precari il fatto che diventino più fragili, cioè che non gli venga prorogato il contratto a tempo determinato. Io credo che questo sia il punto di questo decreto. Allora, questo decreto ha ciò che il Partito Democratico da molti anni chiede e quando è stato al governo ha iniziato a fare, cioè un incentivo vero alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, oppure non ha alcun senso che si faccia questa discussione su questo decreto legandola a un tema come la precarietà, che è un tema drammatico per tante persone. Il punto di questo decreto è che i precari stanno ricevendo lettere di mancata proroga dei contratti, quindi Di Maio, che insomma, parla di un decreto contro la precarietà, il primo decreto l'ha sbagliato. Ha aumentato la disoccupazione e il turnover dei lavoratori, cioè non è che rendo più stabile chi oggi è precario, ma magari cambio precario, quindi ha proprio sbagliato, come si dice a Roma, toppato il primo decreto.